Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questa bellissima lavorazione. È una lavorazione di grande effetto, però molto molto semplice da realizzare. Non dobbiamo fare altro che ripetere solo ed esclusivamente due ferri di andata e di ritorno. L'ho chiamata lavorazione a spina di pesce proprio per l'effetto che mi dà della spina del pesce. E non è una lavorazione reversibile in quanto ha una parte che va sul dritto e una parte che va sul rovescio. Si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 2 e vi ripeto, si lavora solo su due ferri di andata e di ritorno. Possiamo realizzare tantissimi progetti come dei maglioncini, dei cardigan, possiamo realizzare dei cappellini, possiamo realizzare degli scaldacollo. Non essendo una lavorazione reversibile, non la consiglio magari per poter realizzare una sciarpa. Però possiamo veramente realizzare tantissimi progetti, anche delle bellissime copertine. Bene, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Giù in descrizione vi lascio i link delle pagine e sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete trovare materiali e accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa bellissima lavorazione ai ferri. Allora, per il mio campioncino, sto utilizzando dei ferri numero 6 e un filato adatto. Ho avviato, come vi ho detto prima, questa è una lavorazione che si sviluppa su un numero di maglie multiplo di 2. Quindi io ho avviato 14 maglie più 2 per il vivagno, in totale ho avviato 16 maglie. Giù in descrizione vi lascio il link del tutorial in cui vi spiego passo passo come si avviano le maglie sul ferro, come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio. Vi lascio anche il link dei vari metodi per poter avviare le maglie, sul ferro. Iniziamo la nostra lavorazione partendo dal primo ferro. Allora, inizio a lavorare il primo ferro facendo una prima maglia di vivagno a diritto. Come ben sapete, io la prima e l'ultima maglia del lavoro, indipendentemente dal resto della lavorazione, le vado sempre a lavorare a diritto. Poi proseguo in questo modo. Faccio passare il filo, vedete, sopra il ferro, quindi faccio un gettato, però facendolo passare sopra il ferro così. Punto poi il ferro nelle due maglie, quindi come se volessi andare a lavorare due maglie insieme a diritto. Le vado a lavorare, però non le faccio cadere dal ferro, vedete? Le lascio così e di nuovo riporto il filo sopra il ferro, quindi rifaccio il gettato in questo modo. E vado a ripuntare il ferro nelle due maglie, però prese da dietro, così. E vado di nuovo a lavorare un punto a diritto. E faccio cadere le maglie dal ferro, così. Di nuovo filo sul ferro in questo modo, faccio un gettato, lavoro due maglie insieme a diritto. Così, non le faccio cadere dal ferro, tiro un pochino l'asola, vado a rifare il mio gettato in questo modo, ripunto il ferro nelle due maglie, però prese sul dietro e vado a lavorare un punto a diritto. Così, e le faccio cadere dal ferro. Di nuovo. Proseguiamo, facciamo il nostro gettato così, due maglie insieme a diritto. Il primo ferro è sempre un pochino più stretto. Di nuovo, non faccio cadere le maglie dal ferro, faccio di nuovo il gettato e ripunto il ferro nelle due maglie prese da dietro e vado a lavorare un altro punto a diritto e faccio cadere le maglie dal ferro. Quindi di nuovo un gettato, dobbiamo sempre ripetere la stessa sequenza. Allora, un gettato fatto in questo modo, due maglie lavorate insieme a diritto, prese sul davanti così, tiro un po' l'asola, faccio
Faccio di nuovo il mio gettato, così, e ripunto il ferro nelle due maglie, però prese sul dietro, in costa dietro, così. E le faccio cadere dal ferro. Gettato, due maglie insieme a diritto, tiro un po' l'asola, faccio di nuovo il gettato, ripunto il ferro nelle due maglie prese sul dietro e le faccio cadere dal ferro. Abbiamo quasi terminato le nostre maglie del campioncino, quindi un gettato, due maglie prese insieme a diritto, non le facciamo cadere dal ferro, tiriamo un po' l'asola così, facciamo un altro gettato, ne prendiamo dal dietro e andiamo a lavorare la nostra maglia a diritto, così. Ultimo passaggio, un gettato. Le ultime due maglie lavorate insieme a diritto, non le facciamo cadere dal ferro, tiriamo un po' l'asola, rifacciamo il nostro gettato, puntiamo il ferro nelle due maglie prese da dietro, le facciamo cadere dal ferro e lavoriamo l'ultima maglia a diritto, che è la maglia di vivagno, quindi una maglia singola. Abbiamo in questo modo, vedete, terminato il primo ferro. Adesso andiamo, a realizzare il secondo e ultimo ferro del nostro modulo. Allora, sul ferro di ritorno, sul secondo ferro, vedete, noi nel primo ferro abbiamo fatto degli aumenti. Ora, sul ferro di ritorno, dobbiamo andare a ripristinare le maglie iniziali, quindi le 16 maglie iniziali. E quindi come procediamo? Proseguiamo in questo modo. Allora, lavoro la mia prima maglia di diritto, la maglia di vivagno, poi proseguo a lavorare due maglie insieme al rovescio per tutto il ferro. Così. Quindi vado a lavorare le maglie al rovescio 2 a 2. Quindi una lavorazione, solo il primo ferro, quindi dobbiamo stare un po' più attenti per quanto riguarda la lavorazione. Però una volta che abbiamo memorizzato i vari passaggi risulta sempre essere più semplice, mentre invece il secondo ferro semplicemente due maglie insieme al rovescio per andare a ripristinare il numero di maglie iniziali. E questo è tutto per quanto riguarda questa lavorazione. Una lavorazione semplicissima, ma di grande effetto. Che comunque anche i principianti possono realizzare. A lavorare le mie ultime due maglie insieme al rovescio e termino con una maglia di diritto, la maglia di vivagno. Ed ecco che, realizzati i due ferri, abbiamo completato il modulo del nostro disegno, del nostro punto a spina di pesce. Ora, per andare avanti con la lavorazione, non dobbiamo fare altro che ripetere sempre questi due ferri per tutti i centimetri, sia del nostro campioncino ma anche del progetto che stiamo realizzando. Quindi io vado un po' avanti, ripeto il modulo per un tot di centimetri e poi vi farò vedere il risultato finale. Ed ecco che sono arrivata alla fine del mio campioncino e questo è il risultato della lavorazione. Quindi, alternando i due ferri, potremo avere questa bellissima lavorazione, facilissima, ma di grande effetto. Quindi, l'unico passaggio che bisogna memorizzare meglio è il primo passaggio. Per quanto riguarda il secondo passaggio, come avete notato, semplicissimo, non dobbiamo fare altro che lavorare
tutte le maglie al rovescio, però prendendole due a due, quindi andando a fare delle diminuzioni in modo tale da riportare di nuovo il numero iniziale delle maglie. Vi ripeto, è una bellissima lavorazione ideale per poter realizzare tantissimi progetti. Si realizza in pochissimo tempo ed è una lavorazione ideale anche per chi sta iniziando a lavorare da poco ai ferri, per i principianti, ma che comunque vogliono realizzare qualcosa di carino. Bene, io spero tanto di esservi stata chiara. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, magari facendomi sapere se utilizzerete questa lavorazione per poter realizzare magari qualche vostro progetto. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su nuovi tutorial. Seguitemi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Giù in descrizione vi lascio i link delle pagine. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!